Ciao popolo blucerchiato, qui è Gidi Neversandora che vi parla. Oggi facciamo un piccolo resoconto su questo calciomercato, su questo quasi avvio di campionato. Oggi è venerdì 18 settembre, quindi mancano solo 2 giorni alla partita con la Juve, all'inizio di questo campionato. Un po' particolare perché, come sappiamo, partirà a porte chiuse, quindi vedremo cosa ci riserverà. La cessione di Mourinho è psicologicamente devastante per noi tifosi, che spesso l'abbiamo preso molto come talismano, come mito simpatico, quindi per noi tifosi è un po' un peccato, più appunto come simbolo che come giocatore. Poi, per carità, non che sia un giocatore gramo, tutt'altro. L'ultima stagione è andata benissimo, ma comunque i 2 anni prima li ha fatti, a parer mio, bene. Il suo l'ha sempre fatto, e vederlo andare da Giampaolo fa effettivamente girare le scatole. Io, per carità, non do tante colpe né al Torino né al Giampaolo, perché se loro interessano quei giocatori, noi siamo polli a venderglieli così, come Linetti. Si sa, il Torino lo vuole, noi glielo vendiamo, il giocatore accetta, quindi ci sono 3 parti coinvolte, non ce n'è solo una. Detto questo, c'è in ballo Keita? Viene, non viene? Speriamo. Io è dal primo momento che dico, ma figurati. Si stanno avvicinando sempre di più le parti, io ci spero sempre di più, in un certo senso ci credo sempre di più, però ho sempre una mano dietro, perché per evitare caprettate all'ultimo minuto, perché è già successo con Ilicic, è già successo tante altre volte con altri giocatori, quest'anno con Lammers, però vabbè, forse non c'era neanche inizio di trattativa, forse sì, comunque tanto per cambiare l'Atalanta, che adora come il Torino soffiarci i giocatori all'ultimo minuto. Si è messa in mezzo, logicamente l'Amers ha dovuto scegliere tra una squadra che gioca la Champions e una che l'anno scorso purtroppo si è salvata a 4 dalla fine, quindi cosa gli puoi dire? Sono scelte, sono scelte. Io avrei preferito la Samp. Detto questo, si parla anche di un'eventuale cessione di Ramirez, io spero di no ovviamente, però dobbiamo pensare che se non lo vendiamo dobbiamo rinnovargli il contratto, perché se l'anno prossimo lo prendiamo a zero non incassiamo niente dalla sua vendita, quindi va bene, va benissimo tenerlo, perché per quanto sia un giocatore discontinuo è comunque un gran giocatore. Verre io non lo venderei mai, perché secondo me, io già prima che tornasse alla Samp dicevo, ho visto un paio di partite e dicevo, ma sto Verre non è male, io lo terrei. E vedremo, vedremo. L'ipotetico arrivo di Keita darebbe uno sprint pazzesco, darebbe tanto morale alla Samp in fase offensiva. Come centrocampo c'è forse da mettere a posto qualcosa, perché si parla molto di Adrien Silva. Settimana scorsa, lunedì scorso, mi ricordo, quindi stiamo parlando di 10 giorni fa, sembrava fatta, sembrava tutto fatto, mancano solo gli ultimi dettagli. Poi si è saputo più niente. Drinkwater, come è iniziata la trattativa, è finita, insomma, non si sa più niente. C'è questo Antonio Marin della Dinamo Zagabria che sembra vicino alla Samp, anche qui non si sa, speriamo, perché comunque siamo un giovane talentuoso. E vedremo, io personalmente penso che l'unico reparto che andrebbe davvero rinforzato sia la difesa. Mi dispiace, io quest'anno ho perso molta fiducia in Colley. L'unico della difesa dal quale posso avere, personalmente trovo molte garanzie, è Augello, perché a parer mio Augello è tanta roba. Mi è piaciuto molto e penso che abbia un gran talento. De Paoli anche come terzino a me personalmente piace. Quindi questi due io personalmente li terrei, anche Yoshida e Tonelli li terrei, però non da titolari. Queste, ripeto, sono opinioni mie, condivisibili o meno, fatecelo sapere nei commenti, diteci secondo voi se arriverà Keita, diteci voi chi prendereste, parliamo un po', fateci sapere nei commenti qui sotto cosa vi interessa anche sapere, se avete preferenze per nuovi video o quant'altro, noi siamo aperti a tutto. Fino alla prossima, voi intanto iscrivetevi al canale di YouTube di Memo Sandori, ma soprattutto, ragazzi, importantissimo, cliccate sulla campanellina, almeno sapete quando escono i video, ricordatevi, perché i piccioni, genuani, non cliccano sulla campanellina perché non ce la fanno col becco. Voi che non siete piccioni, siete doriani, riuscite, col ditino, andate sulla campanellina. Ciao popolo blucerchiato!